Allora, questa sera stiamo parlando dell'intervento di mastoplastica riduttiva, come avete sentito poc'anzi, l'intervento che appunto riduce il volume di un seno troppo abbondante che poi dà conseguenze anche sullo stato di salute generale, vedi appunto dolore alle spalle e altro. Ma io vorrei andare un attimo su un caso di cronaca con Alessandro Gatta, che è un po' il contrario invece, di una signora americana, mi sembra, no? Esatto, Ecco, che che è morta, è morta, ha fatto diciamolo 1.000 interventi subito. per aumento del Sì. seno. Ecco, ce lo vuoi raccontare, Ma guarda, Alessandro? io trovo assurdo che una persona che non oso nominare perché mi vergogno a nome suo, moglie di un noto pubblicitario, eccetera, ecco, tantissime operazioni, non entro in merito medico perché non conosco, non capisco neanche la dinamica, come può una persona farsi 12 interventi? Per l'aumento del Per seno. l'aumento del seno, quindi l'opposto, perché? Per quale motivo? Per un gusto, per impressionare un'opinione pubblica, per dare quell'immagine che non è reale, per cui è veramente contro tutti i principi, contro la vita. Infatti la vita non c'è più e in quel Spettacolarizzazione. caso non c'è stata più possibilità. Sì, 12 Una ragazza interventi, molto ecco, giovane, molto giovane, ecco, molto quindi bella, trovo passata da assurdo. una seconda, una terza, una quarta, una quinta, una sesta, alla fine non le bastava più, l'ultimo intervento, ci sono state delle Sì, era un ex conseguenze. porno star, È un ex comunque una porno persona, star, insomma, ma è un ambiente un po' è un ambiente particolare, particolare, io ecco, non particolare. volevo entrare, quindi per carità, però voglio dire, i meccanismi poi portano a questo. Ed io, che dire, non ho parole, non Ecco, aspetto, da so qui il cosa succede. discorso, sì, assolutamente serio quello che tu dici, da ripassare alla dottoressa Sperti perché quello che diciamo più volte è molto importante l'incontro, scusate, che si fa fra il chirurgo plastico e la paziente appunto per decidere quale sarà il futuro, Anche ecco, del proprio conoscere le corpo. Sì. motivazioni in caso di aumento, stiamo parlando, non di Certo, riduttiva. La certo. riduttiva, più È che un'altra estetica, cosa. è già una patologia nei casi di Sì. gigantomastia. Nell'aumento è bene conoscere le motivazioni che la spingono. Se sono motivazioni futili, Assolutamente, è ecco. meglio una consulenza da uno psicologo prima di dover intervenire a tutti i costi. Vi chiedono Perché anche le chiedono. seste, settime Non solo, ma misure, ecco. diventa una mania poi esagerare. Il chirurgo plastico deve riconoscere le vere cause che la spingono e decidere se farlo o meno. È Certo. bello conoscere la paziente anche sotto questo punto di vista e non esagerare negli interventi. Assolutamente. Ma Dottora anche qui Riballi. dipende dal chirurgo plastico, nel senso Esatto. che se questa paziente è morta è perché in qualche modo è stata assecondata in un atteggiamento che era palesemente patologico e non lo dimostra il fatto che sia morta, ma il fatto che in qualche modo ciò che si andava, ciò di cui si andava in cerca era un qualche cosa di grottesco, Sì, no? non è morta per Dunque, la chirurgia estetica. no, Ecco, ci assolutamente. saranno No, state questo è. complicanze anestesiologiche, Sì, non si muore complicanze per adesso. No, chirurgia no, 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 è estetica. ovvio. Oh, Però in ecco, quel questo caso, volevo. immagino che interventi ripetuti, e non è che un chirurgo non conosca l'anamnesi medica, dunque è andata in mano anche ad una persona poco corretta, perché immagino che voi, così come la Esattamente. professoressa Garofalo, non l'avrebbe mai 12 operata, interventi. La professionalità è perché il quella, medico come tale, sapersi. prima di tutto, c'è un aspetto etico proprio, per cui se Certo. riconosce una patologia, e in questo caso è evidente che fosse un aspetto patologico, non dal punto di vista medico, ma dal Certo, punto di vista psicologico, certo. non va operata. E qui in trasmissione già abbiamo discusso di più volte dove questo non sarebbe Riconoscere mai i paletti accaduto. da dover mettere alle pazienti stesse, rifiutarsi Assolutamente. nei casi eccezionali. Rispetto a questo caso, adesso io non conosco il fatto di cronaca, però il problema è che ci troviamo in una società esasperata dove addirittura il grottesco, essendo in qualche modo qualcosa di diverso, viene comunque notato. Il problema è che in una televisione che ti porta sempre più verso cose in qualche modo appunto grottesche, assurde, che nessuno vorrebbe mai nella realtà, ma in qualche modo che si notano, a questo Certo. punto È arriva la che per voler arrivare, per ritornare al spettacolarizzazione. discorso, Per esatto, impressionare, per per fare effetto. impressionare, esatto. così Non attiro dimentichiamo. l'attenzione e divento qualcuno. Esattamente. Che dicevi, No, non Alessandro? dimentichiamo Laura Antonelli, non c'entra nulla No. con la nulla, però nell'insieme, dopo l'intervento al viso, si è distrutta l'esistenza. Questo lo dobbiamo Certo, dire. Adesso fa la sta a Cerveteri, vive tra la chiesa e casa sua, e per un intervento chirurgico non corretto, perché se fosse andata da Dai specialisti, professionisti, da certo. specialisti, e avesse, ecco, quindi voglio dire, persone che si sono distrutte ce ne sono tante, però
anche persone che invece non sembra un'accusa, hanno ottimi risultati e che vivono nell'equilibrio e nella misura corretta. Ma anche l'inadeguatezza, trovare degli abiti adeguati, sentire la simmetria tra la silhouette, un seno molto grande in questo senso, in questo caso, insomma, dà problemi psicologici. Assolutamente. Un aspetto più gradevole dato anche dalle proporzioni. Dalle proporzioni, assolutamente d'accordo. E allora, a questo punto vediamo un'altra parte della sala chirurgica e poi la commentiamo insieme alla dottoressa Sperti. Stiamo rimontando anche l'altro seno, adesso è difficile come al solito farlo uguale. Più semplice di altri seni più piccoli perché c'è tanta massa, quindi si monta facilmente. Io trovo che quando i seni sono molto grandi, molto spesso l'intervento è più spettacolare ma è meno complesso. Guardate, l'anestesista ha rialzato la pressione che durante l'intervento è stata a 75 e adesso è a 115. Questo è molto importante perché la signora non ha perso una quantità importante di sangue, ma soprattutto noi chiudiamo i seni con la sicurezza che non ci sia un'emorragia in corso. Allora, abbiamo visto nel momento in cui la professoressa Garofalo stava appunto cucendo, abbiamo visto il taglio delle cicatrici. Ecco, come saranno le cicatrici, dottoressa Sperti? Ci sono delle differenze? Sì, diciamo? In questo caso di gigantomastia la dottoressa è stata costretta a dover fare anche una incisione sul solco sottogluteo. In realtà la tecnica più usata per ipertrofie mammarie è una tecnica di una dottoressa, di un chirurgo plastico di Bruxelles, Madame Lejeune, che nel 1989 ha ideato questa tecnica proprio di short scare, cioè di cicatrice molto ridotta, quindi solo periareolare, una verticale e in questo caso, solo in questi casi molto grandi, una piccola T o L nel solco. Così le cicatrici verranno coperte, si potranno indossare anche bikini più ridotti, piccoli, ridotti e tenere conservate. Scollature, insomma, tranquillamente. Sì, perciò sì. Negli anni, ecco, la cicatrice diventa assolutamente chiarissima. Sì, perché per areolare il cambio di colore già confonde e non fa vedere la cicatrice. Poi, grazie a un reggiseno un po' più contenitivo, anche se rimarrebbe una quinta questa ottava, viene sostenuta e non si slabra e non si modifica la cicatrice verticale. Alessandro, volevi dire qualcosa? No, io volevo fare anche degli esempi, se no sembro veramente il diavolo che ha fatto tutti esempi negativi e di moralizzazione. No, ci sono tanti casi di bellissime donne, con dei piccoli anche nel settore, artisti, cantanti. Certo. Tutti parlano male di Cher, ma comunque lei, che ne ha fatte tantissime di operazioni, ha un risultato direi ottimo. Meraviglioso. La vedi e comunque per l'età che ha, voglio dire, sta molto bene. Quindi ecco, volevo semplicemente aggiungere qualcosa di positivo, perché poi con le corrette, anche essere un po', no? Se sbaglio voglio essere corretto, prevenire è meglio che curare. Certo, banale, ma è così. È così. Alessandro, io vorrei, nelle mode del momento, prendere anche quella che mi sono rifatto io, no? No, tu sei bello così, naturale, sì, bellissimo. Poi c'è questo sorriso, Alessandro, che incanta. Addirittura, dai. Sì. C'è anzi l'audience. Senti, Alessandro, questa moda del momento del burlesque per le donne, ecco, tu che cosa ne pensi? Molto divertente. Io vado spesso a Calcata, che è questo posto ex artisti anni 70, dove ci sono persone, eccetera, dove adesso si fanno delle feste burlesque pazzesche. Nulla di trasgressivo, per cui uno dice burlesque ci sono, no. Molto gioco proprio, molto burlesque, gioco, sì, questo sì. Riprendere è un gioco della seduzione molto particolare, la seduzione, ecco. Divertente, ed è, venite, perché lì c'è proprio il burlesque vero, in questi castelli, sì. In questi casali molto divertenti con le musiche. Poi la regina del burlesque è la Dita Fontise, no? Questa donna bellissima che fa gli spettacoli a Parigi, che ha un seno perfetto, quello che una volta si diceva che entrava nella coppa di champagne, adesso ci vogliono i boccali di birra per le richieste che fanno. Ecco, una pinta. Però, insomma, è una donna bellissima, seducente, e insegnano un pochino, ecco, l'arte di sedurre alle donne. Come mai la devono insegnare, dottor Annibale? L'abbiamo persa?
No, in verità io ero rimasto era perso nella burlesca, anche il professore. A questa protagonista che è stata poi l'anno scorso è stata immersa nella vasca piena di latte a Sanremo, no? È lei? Sì, sì, sì. Ma lei in genere nel suo spettacolo esce da una coppa di champagne. Che era stata moglie però di Marilyn Manson. Di Marilyn Manson. Che tu ora io direi un attimo che il personaggio evidentemente qualcosa di perverso ce l'aveva già prima. Però è riuscita ben a, come dire, a sublimarla in questa che è poi stata ritenuta un'arte, per cui insomma considerata una delle donne più seducenti al mondo. Però lei ha fatto un po' di critica in questo caso, l'ha messa in modo diplomatico, però mi ha detto che sta un po' fuori di testa, sotto sotto. Io ho avuto questa impressione, no? Ecco, o no? Sì, io... Ecco, l'ha detto in modo, però voleva dire questo, quindi qualcosa di, no? Io penso di sì. Ora, rispetto alla seduzione, come dire, inizia a diventare complicato perché non si sa mai dove inizia la mia parte da psicologo e l'altra quella da uomo, per cui tenderei a sovrassedere, onestamente. Vabbè, insomma, c'è un ritorno alla seduzione da parte del corpo femminile, insomma, attraverso i gesti, la gestualità, forse perché un pochino, no, con la vita che si fa, dove si è impegnate su più fronti, si è perso questo aspetto forse del femminile e c'è questo ritorno che è anche un ritorno giocoso, no? Esistono anche dei corsi di burlesca. Io chiederei alla dottoressa, collega, se lei, una domanda che facciamo tutti, vedo anche qui gli operatori, con lei dottoressa grande, conduttrice, sentiamo. Si vestirebbe burlesque? Come no, certo. Ecco. Assolutamente sì. La risposta c'è. Beh, io direi che su questo giocare con la seduzione... valere la pena, ovviamente, però sì. Imparare l'arte di seduzione è sicuramente meglio che renderla esplicita attraverso un corpo di plastica, questo senza dubbio, nel senso che mi pare che stiamo ritornando anche a un discorso in cui le persone si vogliono adoperare, ingegnare per cercare di fare qualcosa con ciò che si ha e non ciò che si potrebbe avere se si ricorresse esclusivamente a un qualche cosa di artificioso. Questo mi sembra una cosa positiva. Poi, come dire, le onde vanno un po' a moda e a me, devo dire, su questo ci credo un po' poco, però... Che dice Tor Sasperti? La femminilità o la seduzione è molto soggettiva. Una donna bellissima potrebbe non essere seducente affatto. Certo. È vero che però al seno femminile si dà molto... potere, diciamo, un seno sodo con una bella proiezione, non troppo grande, ha i suoi effetti seduttivi. Con una bella dice, dottoressa scollatura. Dico che penso a tutte quelle statue ellenistiche dove si coprono le varie dee, si coprono celando e scoprendo un pochino con le braccia. Vedo, non vedo che funziona sempre. In alcuni periodi le nascondevano, in altre era bello mostrare. Bello le lasciavano. Beh, il look burlesque è proprio vedo, non vedo, assolutamente, no? Non è proprio quello che volgare. C'è nulla di volgare, è proprio questa seduzione. Mi viene in mente una Leda accovacciata con questo braccio così che copre e non copre. Eh sì, assolutamente, è più seduttivo, insomma, vedo, non vedo, che quello esplicito, no? Su questo siamo tutti d'accordo, anche se siamo professionisti di campi diversi, però su questo siamo assolutamente, anche gli operatori da dietro, di pure Francesco, così. Allora, andiamo all'altra clip che riguarda appunto il riposizionamento dell'area capezzolo, vediamolo insieme.